Buonasera amici e amiche di Vivi Casaggiove, siamo nella sede dell'ANIEP dedicata a Peppino Castiello con l'onorevole Lucia Esposito. Onorevole, un saluto prima di tutto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casaggiove. Sì, buonasera a tutti, è un piacere essere qui, per me è la prima volta. Trovo molto significativa l'idea di un canale in qualche modo aperto e dedicato alla città nella quale si vive. È uno strumento secondo me molto utile che aiuta alla partecipazione. Onorevole, una prima domanda: quanto è importante salvaguardare la famiglia? La famiglia è fondamentale perché è sulla famiglia che si fonda l'Italia, è sulla famiglia su cui si fonda la vita di ciascuno di noi. Noi abbiamo una rete, una struttura familiare, per fortuna fortissime, che ci vengono da una tradizione lunghissima. Non l'abbiamo ancora persa, nonostante il mondo globale, nonostante come dire, gli spostamenti, la vita che fra genitori e figli a volte si separa per ragioni di lavoro, ma il legame familiare che abbiamo qui dalle nostre parti è fortissimo e abbiamo questa rete familiare che ci aiuta proprio a crescere, ma addirittura tante volte a vivere e a migliorare, quindi va naturalmente salvaguardata, tutelata e aiutata. Onorevole, lei ha parlato di terzo settore. Quanto è importante il terzo settore per l'economia italiana? Guardate, il terzo settore è una delle gambe dell'Italia ed è anche un pezzo importante del sud Italia. Il meridione d'Italia e quindi le nostre terre, la Campania, la provincia di Caserta, città come quelle di Casaggiove, hanno un enorme bisogno di quella straordinaria rete che per fortuna qui da noi è molto forte ed è fatta di una ricchezza umana e professionale veramente grande. Noi ne abbiamo bisogno perché lo Stato non ce la fa da solo, non ce la fa soprattutto nel contatto diretto e personale con i problemi, con le persone. E se e dobbiamo ricordare, come dire, che il terzo settore trova il suo fondamento addirittura nella nostra Costituzione, quindi diventa indispensabile che oggi, con questa crisi così forte, incalzante, che non accenna ad arretrare e che speriamo tutti trovi una conclusione a breve, è fondamentale in questo periodo di crisi avere il contributo, il supporto e il sostegno di un terzo settore, delle associazioni di volontariato, del mondo della cooperazione sociale, che siano sostenute dalle istituzioni. C'è purtroppo una politica del sociale che ha fatto troppi passi indietro, i finanziamenti sono quasi stati azzerati, c'è una difficoltà nel finanziamento che arriva addirittura dal livello nazionale. Permettetemi di sottolineare che è fortissimo nelle politiche della regione Campania. Noi abbiamo una regione Campania che negli ultimi anni è stata totalmente assente sulle politiche sociali, ha praticamente azzerato il settore. Questo la Campania, la provincia di Caserta, non se lo può assolutamente consentire. Noi abbiamo da mettere in campo una serie di azioni per ricordare che questa è una priorità innanzitutto di un paese civile, perché le persone in difficoltà non possono essere lasciate sole, la famiglia, le persone con disabilità, le persone che vivono situazioni di disagio, non possono e non devono essere lasciate sole, e da questo punto di vista dobbiamo fare affidamento su quella straordinaria ricchezza che per fortuna in provincia di Caserta, e come vediamo anche qui stasera a Casaggiove, è così ricca, fatta di capitale umano e professionale notevole. Non li possiamo lasciare costantemente senza risorse, perché vuol dire abbandonarli a se stessi e farli morire, invece questo è un settore che deve crescere. Un'ultima domanda, onorevole: i giovani per le politiche sociali quanto sono importanti? Noi siamo, non so se siamo ancora la regione più giovane d'Italia, perché dall'ultimo rapporto Svimez risulta, ahimè, che nel meridione il numero dei morti ha superato il numero dei nati. Questo non è un dato positivo, ma i giovani per noi rappresentano una vera e propria risorsa, un capitale sul quale investire. Il problema è che noi li lasciamo andare via, qualche volta li costringiamo ad andare via. Rispetto ai giovani abbiamo questa difficoltà enorme e questa doppia perdita, perché
noi, le famiglie, formano i giovani del sud, i giovani della Campania, i giovani della provincia di Caserta. Poi questo territorio non offre opportunità di inserimento lavorativo, professionale, eccetera. Questi giovani formati, su cui le nostre famiglie hanno investito, se ne vanno, vanno via, vanno al nord, molte volte vanno all'estero e noi perdiamo due volte. Perdiamo il capitale che abbiamo investito per formarli e perdiamo uno straordinario capitale umano che va a fornire la propria opera professionale altrove. È necessaria una vera e propria inversione di tendenza. Per fare questo bisogna investire sul territorio e costruire qui le occasioni di lavoro, di sviluppo e le occasioni per far sì che i giovani possano inserirsi qui, crescere, vivere qui la loro vita, altrimenti questo è un paese destinato alla desertificazione, destinato ad invecchiare e morire, e noi non vogliamo questo e questo non ce lo possiamo consentire. Ringraziamo l'onorevole Lucia Esposito. Onorevole, un saluto. Un saluto a tutti coloro che ci guardano, ci ascoltano, con un'anticipazione degli auguri di Natale, non so se ci rivedremo prima, con un augurio che sia quello che tutti i cittadini di cui abbiamo bisogno abbiano piena consapevolezza e abbiano la voglia, perché di questo abbiamo bisogno, abbiano la voglia di dare ciascuno un proprio contributo, di partecipare alla vita sociale, alla vita delle nostre comunità, perché solo così questo territorio si può salvare. Ringraziamo l'onorevole Lucia Esposito per averci concesso l'intervista. Per Vivi Casagiove è tutto. Amici e amiche di Vivi Casagiove, buonasera. Siamo nella sede dell'ANIEP dedicata a Peppino Castillo con l'avvocato Rosaria Zema. Un saluto, avvocato. Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti qua a darci la pubblicità per questo evento di presentazione dello sportello sul nostro territorio. Questo sportello si è stato donato, diciamo, in disponibilità dalla Banca di Credito Cooperativo. Già nel giugno 2014 ha iniziato già ad operare e a fare consulenza gratuita in materia di problematiche familiari conseguenti a separazioni e divorzi, a problematiche relative all'affido condiviso dei figli, violenze di genere su figli minori e donne in famiglia. Lo sportello ovviamente si prefigge lo scopo di dare un aiuto, una consulenza gratuita a tutti coloro che si rivolgeranno per chiedere un aiuto, un'informazione, ed è composto da professionisti di varie aree specialistiche, non solo avvocati, civili o penali a secondo delle problematiche che si presenteranno, ma anche psicologi con diverse esperienze in diversi settori, assistenti sociali, mediatori familiari e pedagogisti. E la funzione della mediazione familiare è fondamentale per la prevenzione di problematiche familiari, perché non è necessario e non sarebbe opportuno arrivare sempre troppo tardi a gestire delle crisi, ma cercare di prevenire. Quindi questa è la funzione particolare che ha questo sportello, di dare una consulenza preventiva e gratuita a coloro che ne faranno richiesta. La preside della Scuola Pascoli ha fatto un bellissimo discorso. Questo sportello collaborerà con le scuole casagiovesi? Lo scopo di questa serata è stato proprio quella di coinvolgere nella rete sociale tutte le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. Quindi ovviamente le scuole sono un osservatorio privilegiato nella determinazione e nell'individuazione di certe problematiche relative ai minori. Quindi abbiamo chiesto alla preside di intervenire e nel colloquio preventivo che ho avuto con lei nella fase proprio di organizzazione di questa manifestazione mi ha riferito di aver già istituito presso le scuole che lei dirige un punto di ascolto psicologico, quindi è una, chiaramente una donna dotata di una particolare sensibilità che già si è posta a monte il problema e le modalità di risoluzione, per quanto è possibile, dove è possibile, delle problematiche relative ai minori e quindi anche per gestire meglio i rapporti tra gli insegnanti, le famiglie e i minori. Avvocato, un'ultima domanda. Lei spera che con la nascita di questo sportello a Casagiove altri capoluoghi di terra di lavoro possano seguire l'esempio di Casagiove? Sì, lo sportello che nasce oggi, cioè che è nato a giugno 2014 a Casagiove, in realtà è il secondo sportello che apre già la nostra associazione di volontariato. È stato già per un anno aperto presso la provincia con le stesse tematiche, le stesse cose. Ovviamente noi ci aspettiamo che
c'è necessità, in considerazione anche della grave crisi economica che affligge tutte le istituzioni, i servizi sociali, come è stato un po' il tema ribadito da quasi tutti coloro che sono intervenuti stasera, la grave crisi di fondi per i servizi sociali implica che chi vuole fare volontariato ha tanto campo per operare e tanta possibilità di dare un piccolo aiuto. A volte anche una parola, il consiglio giusto può essere fondamentale per fare una scelta forse diciamo non tanto giusta, meno sbagliata di quella che si farebbe senza invece avere alcuna rete di consigli, di protezione, e questo è lo scopo insomma che della nostra attività. Avvocato Zema, un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casagiove. Noi abbiamo già ringraziato nel corso dell'intervento la redazione di Vivi Casagiove che ci ha tanto aiutato a pubblicizzare questo evento, e noi rivendichiamo anche il ruolo che devono avere queste reti di informazione, perché la comunicazione forse va posta proprio al primo posto nelle tematiche sociali. È importante diffondere segnali positivi onde evitare situazioni insomma di degrado sociale. Quindi mi auguro che Vivi Casagiove, che già sta procedendo molto bene dall'inizio della sua attività, continui e valuti attentamente anche queste attività come la nostra. Grazie. Ringraziamo l'avvocato Zema per i complimenti, e per Vivi Casagiove è tutto. Amici e amiche di Vivi Casagiove, buonasera. Siamo di nuovo nella sede dell'ANIEP dedicata a Peppino Castiello con l'avvocato Alfonsina Mastracchio. Avvocato, un nuovo saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casagiove. Buonasera, saluti a voi, grazie per questa richiesta diciamo di sollecitazione ad intervenire in qualità di responsabile dell'AMI. L'AMI è un'associazione nazionale, Avvocati Matrimonialisti Italiani, un'associazione nazionale che si occupa di minori e di famiglie, tutela la persona in particolare. Noi in questo momento siamo attivi sul territorio con una serie di iniziative, tra queste c'è uno sportello Stop Disc presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, e lì diamo sostegno gratuitamente alle persone che subiscono discriminazione sui luoghi di lavoro, che subiscono reati di mobbing, di stalking, e siamo presenti tutti i giovedì la mattina e il pomeriggio. Mi dica lei. Sì, avvocato, io volevo sapere gli obiettivi che l'AMI a livello territoriale si prefissa per il 2015. Guardi, allora, gli obiettivi sono quelli di sostenere la famiglia innanzitutto attraverso attività formative, divulgative dei diritti dei minori, dei diritti delle donne, le riforme legislative tendiamo sempre a semplificarle e spiegarle a tutti coloro che sono sui territori. Quindi formazione non solo, ma anche attività di supporto presso le scuole, presso gli enti. Ecco, in questo momento ci prefiggiamo anche di sostenere genitorialmente le famiglie in difficoltà. La preside prima faceva un bellissimo discorso, come ho parlato anche con l'avvocato Zema. Le scuole che ruolo devono avere nella tutela dei minori? Le scuole devono, unitamente sempre alle famiglie, captare i disagi dei bambini, devono essere lo strumento capace di riuscire a valutare se c'è una difficoltà. La preside ci ha dimostrato una grande sensibilità, una scuola ancora all'antica, diciamo, no? Quando appunto gli insegnanti effettivamente hanno il polso delle emozioni, dei sentimenti dei bambini. È importante, importantissimo. Io credo che veramente la scuola oggi deve svolgere una vera e propria missione accanto alle figure genitoriali, e quella che può aiutare più di tutti la società in generale. Belle parole, avvocato. Un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casagiove. Saluti a voi, grazie per questa vostra grandissima disponibilità. Siete un team competente, giovane, fresco, e sono certa che farete molta strada.
Ringrazio per i complimenti l'avvocato Mastracchio, ringrazio ancora l'avvocato per averci concesso l'intervista. Per Vivi Casagiove è tutto.